finora ho avuto solo tagli dai governi che si sono succeduti e annunci roboanti, come dire, di un miglioramento della situazione economica nei rapporti tra governo e comuni. Finora non è avvenuto mai nulla di significativo per aiutare le nostre comunità. Governo Berlusconi, tagli, governo Monti non ne parliamo nemmeno. Governo Letta, tagli, Renzi al di là delle parole, tagli. Se adesso facciamo un ulteriore rimescolamento di tasse, ma poi alla fine tasse rimangono sempre tale e quali, ai sindaci viene dato solo il compito di essere esattori, cioè di preparare le cartelle per far pagare ai cittadini, non ci trovo nulla di nuovo. Se invece si va veramente verso un'autonomia tributaria e finanziaria degli enti locali, a cui io credo molto, soprattutto in vista della città metropolitana che entrerà in vigore pienamente al 1° gennaio, allora può essere una cosa utile per il Paese. Noi vogliamo autonomia, vogliamo gestire i nostri territori, non vogliamo essere solo esattori, siamo stancati di tagli e di un governo centrale che è sempre più distante dalle esigenze dei cittadini dei nostri territori, in particolare devo dire del sud, dove il governo Renzi si sta contraddistinguendo per tagli molto molto pesanti e una disattenzione che non si vedeva da tempo. Partecipo alla manifestazione del 7 novembre perché il Presidente del Consiglio con lo Sblocca Italia ha tradito Napoli da un punto di vista istituzionale, ha tradito la città di Napoli, il sindaco di Napoli che aveva firmato un protocollo insieme a lui, lui si è rimangiato tutto quello che avevamo firmato, ha fatto un decreto legge con cui ha espropriato la città dai suoi poteri costituzionali, un fatto molto grave, c'è ancora tempo per rimediare che è l'11 novembre, se viene convertito in legge lo Sblocca Italia si crea una rottura istituzionale fortissima su Bagnoli con tutte le conseguenze del caso, rimedi giudiziari, giuridici e lotta popolare fin quando non verrà tolto il commissariamento da Bagnoli. Bagnoli e Napoli non possono essere commissariati.